Ma perché la Puglia ha scelto da tempo di puntare su uno sviluppo sostenibile e sulle fonti alternative e quindi credo che questa battaglia sia una battaglia che sta portando avanti in tutti i suoi atti e in tutte le sue scelte. La cosa importante io credo che sia proprio questa, cioè non solo decisioni del governo regionale, ma è il popolo della Puglia che decide di sostenere e di battersi per questo modello di sviluppo. L'idea di avere un obiettivo comune, che è appunto questo, l'obiettivo di uno sviluppo che è uno sviluppo sostenibile. E che è uno sviluppo che migliora le condizioni di vita di ogni persona. È una data importante che è stata scelta insieme da tutte le persone che hanno deciso di battersi per questo obiettivo e io invito tutti ad essere presenti a Monopoli per far sentire la voce della Puglia migliore. Io credo che l'augurio deve essere a tutti di continuare a sperare e di continuare a battersi perché migliorino le condizioni di vita di tutti, a partire dai più deboli. E di questo, questo è un obiettivo principale del governo di questa regione.